Eccoci. Non manchiamo niente, cerchiamo di c'è stata una perdita nel laboratorio delle alghe e pare che siano fuoriusciti materiali sperimentali. Questa cosa torna a nostro favore. Guarda, sono ucciso nell'angolino, ho preso il fuoco e sono morto. Grande, partenza proprio al top. Ah! Un attimo solo, va. Ah, ok. Però non potevo evitarlo, chiaramente. L'altro? Questo qui qua. Tanto è scomoda la mia scelta. Bastardo. Affanculo. Freccia V. Te l'avevo già lootato. Affanculo. Qua c'è un collezionabile. Ah, ho visto bene. Ok, andiamo e controlliamo che sia salito. Controlliamo che sia salito un attimo. Sì, sono saliti tutti, molto bene. Cazzo! No, c'è la telecamera, merda. E che dobbiamo prenderli proprio sotto gamba, eh? Ieri ho fatto un salto agli archivi. Cazzo, non l'aveva vista la telecamera. Loot. Questo è il Luna. È una sorta di serratura. Si aprirà appena ogni foro conterrà un barattolo di suolo lunare. A voi sapientoni piacciono tanto questi giochetti, vero? Andiamo a recuperare qualche barattolo. Ok, chiaro, però... volevo permettermi... La canzone è un po' strana,
Ma mi piace la voce di lei. È una radio del futuro, quella. Proprio così. Il professor Lebedev, dell'Accademia delle Conseguenze, ha sviluppato un algoritmo non lineare basato sui principi della matematica quantistica non commutativa. Charles? Sì? Con chi stai parlando? Chiedo scusa. In parole povere, l'Accademia delle Conseguenze ha trovato un modo per calcolare le onde radio musicali provenienti dal futuro. Anche se in realtà non le captano. Dopotutto, non è una macchina del tempo. Questi suoni sono frutto di precisi calcoli matematici, di un algoritmo altamente complesso basato sul polimero neurale. Fantastico. Bene, bene, che cosa abbiamo qui? Allora, uno l'abbiamo preso. Da qui non si può... non posso fare lì... No, chiaramente, serve solo per scendere. Una volta che torniamo indietro ci pensiamo, dai. Oh. Voglio lootare qua, cazzo, maledetti polimeri. Okay. Questo è un'ottima, quella è un'ottima notizia. Ancora quella robot pazza e pervertita. Le girerò intorno. Non così in fretta, compagno maggiore. Capisco che le interazioni con questo modello possano risultare spiacevoli, ma sarebbe prudente controllare se ha qualcosa che ci possa dire. E va bene. Se riusciremo a recuperare un'arma decente, ne sarà valsa la pena. Ma tra l'altro, ci pigliamo questo. Eccolo. Poi. Eccoti qua, tesoro. Mi sei mancato tantissimo. Ti sei liberato di quello stupido guanto? Aspetta e spera. Quanto mi piaci quando ti arrabbi. Se sgredami, puniscimi. Sono stata cattiva, ho dovuto sbarazzarmi di un altro disgustoso verme. Cosa? Hai ucciso un'altra persona? Sei un mostro. Ti piace, tesoro? Questa è un'ottima cosa. Mi sono impegnata tanto. Bellissimo, davvero. Adesso potresti gentilmente smetterla di uccidere la gente? È più forte di me, bomba sexy. Beh, almeno provaci, va bene? Questa è follia. Allora. Ma proprio senza pensarci minimamente, se me lo fai fare. Ne ho solo una. Oh no. Non conviene. Ok. Questa la dobbiamo trovare. Installarlo, quindi per adesso ce lo facciamo andare bene così. Ah, si poteva usare il tasto rapido per accedere potenzialmente. Devo ancora imparare a muovermi. Quanto siamo? 66? Possiamo temporeggiare oppure no, temporeggiamo. Ce la stiamo cavando comunque. Charles, cosa vuole Petrov dalla riparatrice? Perché quel malato vorrebbe prendere il controllo di Nora? Perché mai dovrebbe aver bisogno di armi se ha dei robot che combattono per lui? Il traditore si è accorto che messi di fronte a robot ostili, i dipendenti si difendono. E i soldati che difendono la struttura cercheranno di ottenere armi più potenti. Deve aver avuto paura che qualcuno lo trovasse e gli sparasse come il traditore pezzo di merda che è. Molto probabile. In ogni caso, anche se Petrov non è riuscito a mettere le mani su una riparatrice, gli algoritmi di Nora
E algoritmi di Nora? Da, vabbè. Eccone uno. Ok. Ecco il secondo. Fatto. Credo abbia funzionato. Questo... è gigantesco. E c'è scritto ovunque il nome di Sechenov. Dove siamo esattamente? Questo è l'archivio dei semi, il cuore del complesso Babylon. Qui sono conservati campioni di semi di ogni tipo di pianta, che potranno essere coltivati sulla Luna e su Marte. Questi esperimenti unici e straordinari rischiano di andare perduti per sempre. Pazienza, peccato e wow. Allora, adesso dobbiamo un attimo fare... Accesso consentito. Pulizia. Prova a farne due. Sì. Perfetto. Salvataggio. Ah, abbiamo sbloccato anche la pistola, ma pensiamo a momento debito. Allora, il fatto è che io ho bisogno di tornare sotto. Tanto c'è salvataggio. Blocchi qua. Ehi, sto cazzo di RB. Uff. Cazzo di crostini! Sulla croccantezza non c'è dubbio, maggiore. Taci, Charles, non ho tempo da perdere! Oh merda!
cazzo. Dove è arrivato? Merda. Il bastardo. Io farei un salvataggino. Questo qua non mi sembra tanto. Sì, sì, sì. Salvataggio dei dati. Ok. Bello, ma che oddio. Basta? Molto bene. Allora, con molta calma. E allora mi sa che ci siamo lasciati delle casse indietro. Quelle lì. Perché? Ovviamente qua non ci fa. Sapevo, cioè sentivo che si poteva utilizzare come passaggio. Ok. Ok, almeno la cassa ce la siamo levata dal gruppone. Poi abbiamo preso tutto qua? Sì. C'è qualcosa di là. Qua abbiamo da finire di pulire. Perfetto. Adesso togliamoci cosa c'è di qua. Secondo me qui c'è anche un nemico, non so perché. C'è una casa. Chiaro. Infatti non pensavo.
là, però lì c'è una cassa. Sì, perché ci siamo fermati. Ma sei sempre basso. Porca puttana, però minchia. Non è... chiave buggata nel chat. Ah, santo Dios. Malfunzionamento dei sistemi di controllo dei dati di emergenza. Quando critico il sistema di controllo, tutto il personale deve evacuare immediatamente la banca dei siti. Basta, no? Aspettate un attimo, perché io qua... Oh, ma non c'è un oggetto da lanciare. Madonna baga. Esatto, prima di lanciarci in folli... Non volevo fare lo scanner, ovviamente. Ma prima di lanciarci in folli... Salvataggio dei dati. Anche perché io qua non torno più. Dov'è? Allora, fammi fare solo sta cosa, va? E non parlato mai con
qui dove siamo? Che lì da dove siamo arrivati? Non, guarda, ma veramente. E di là c'è la cassa, che è raggiungibile palesemente da un altro. Noi non ci facciamo questo problema. Direi che no, ma tanto qua ci si può. Ah, e io qua sopra come ci arrivo? Dai polimeri. Non me vado a morire, porco diavolo. Cazzo di maledetti crostini. Non commento, non commento, non commento però. Non commento. Comunque questa era da prendere. Andiamo di là di nuovo, risaliamo con l'ascensore, rifacciamo. Incredibile che non si sia attaccato. Devo schiacciare A forse. Forse ho schiacciato A prima, non mi ricordo. Infatti schiacciando A non è così tanto ovvio, perché in molti giochi è automatica questa cosa. E di riflesso ho dato per scontato che mai farlo. Allora, uff, santo Dio, cosa mi tocca fare? E rimane quella là. Allora, direi che Alvino. Salvataggio degli altri. Non preoccupiamoci. Devo posare. Seleziona la procedura desiderata. Questo è da posare, questo è da posare. Qua li stiamo raccogliendo pian piano, chiaro. Salvataggio dei dati. Tu non ti preoccupare, so io che cazzo devo fare. Beh, non è il massimo farlo fuori con questa. Lì c'è una telecamera.
Qua si potrebbe scegliere. No, ma preferisco... L'ho visto. Vieni qua. Ma vaffanculo. Ma tanto finché ne arrivano. È rimasto bloccato. Boh, va bene, non che, non, cioè, non che mi interessi, però volevo evitare di ritrovarmi poi cose ricostruite al mio ritorno. Pazienza. Rapido, veloce, indolore, come sempre. Qui abbiamo questa. Questo è rischiosissima come cosa. No. Pensavo di potergli girare intorno da qua. Merda. Ma questo mi complica un po' il gioco. È un toccasana. Poi un po' di loot.
Bastardo. Ho ancora una parte qua sotto da guardare, che è quella lì, ovviamente, ma... direi che... è chiaro... Bruna... ok. Ah, se riesce a venirmi a prendere. Mi è scappato. E so che si può abbattere, porco di un dio. Obiettivo, grazie. No? Ah, ho capito, forse è solo da battere con la telecinesi. Quindi giustamente gli ho sparato. Provo a battere l'altro, mo. È in questa posizione qua. Dio maledetto. Dai, 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 dai. Aspettare solo che faccio il super corso. E due cose. Prepariamo. Se per me, se posso. Dai, madonna bastarda, che mi sei perdere tutto il tempo.
Tanto questa è l'ultima volta. Sempre se non me l'ha già dato e non lo vi, no. In teoria queste ultime due scatole. No! Madonna bastarda! È tanto inutile. Vabbè, provo perché magari mi va bene e si distrugge. Però che due coglioni. Predetti obiettivi. Questa è questione di... Non vedo. Obiettivo. Porca madonna, vaffanculo. Via. E questo qua è un altro di quelli, pure di coglioni. Adesso sarebbe carino. Perfetto. Qua ne passa uno che dovrebbe avere la scatola e noi lo abbattiamo. Ti ricorda che bastardo è lui. Boh, possiamo scendere. Scendere no, perché prima dobbiamo prendere quella, quindi. Mamma mia, qualche numero. Cazzo, è Lucio, vaffanculo. Se non mi metto a distruggere tutti i gufi, perché... Cioè, il loot sarebbe poi praticamente irrecuperabile. Mica questa roba qua. Oddio, neuropolimero poi tra l'altro. Un cazzo del cazzo. Oh la madonna. Ah qua. Vieni qua, va. Qua c'è del platforming. Oh, siamo fatti. Controlliamo che qua non ci sia qualche. A sto punto qualche bastardo che. Eccolo lì. No. Quello è un collezionabile. Segniamo immediatamente questo collezionabile, perché ok, chiaramente adesso qua ce l'ha. Ok, per le mie letture biometriche Petrov è di fronte a noi. Ah sì? Cazzo di crostini. Merda, è proprio Petrov. Sapevo che sarebbe andata così. Mago, qui P3, risponda. Qui, Mago. Hai trovato Petrov, ragazzo mio? Ho trovato il suo cadavere, ma non la sua testa. Una pala caricatrice l'ha ridotta a un budino di sangue. Peccato.
Lì dentro c'erano dei codici che ci sarebbero tornati molto utili per mettere fine a tutto questo. Mi dispiace, dottor Sechenov. Sono arrivato troppo tardi. Dovremmo trovare un altro modo. Aveva degli anelli con sé? Due anelli d'oro? No, nessun anello, signore. Solo una candela. Capisco. Vai subito al VDNH a fare rapporto, Pitre. Abbiamo problemi ben più grandi di Petrov. Cosa può esserci di peggio? Te lo racconterà sto Kausen al VDNH. Sbrigati, il tempo è prezioso. Sono stato chiaro? Affermativo, mago. Passo e chiudo. Salvataggio dei dati. Non sono mica scemo. Salvataggino, pane e vino, può sempre solo che aiutare. Su, grazie. Teoria. Collezionabile, l'ha dato? Teoria sì. Ok. Le letture del microclima del generatore di energia interno PEC 4 non sono ottimali. Impossibile generare energia. L'energia prodotta dalle candele non è sufficiente per azionare l'ingresso principale, ma hanno attivato un sistema che fornisce polimeri speciali al sistema di supporto vitale della vitulla. Il sistema di supporto vitale ha quattro funzioni principali: mantenere una temperatura ottimale, eliminare gli insetti. In altre parole, quattro colonne, quattro barattoli. Collezionabile, segniamo. I problemi legati al fumo. Ok, io ho bisogno di un punto di salvataggio. Sembra che nessuno venga in questo posto da anni. Potrebbe essere dovuto a un malfunzionamento del sistema di modulazione gravitazionale o a un'eccessiva produzione di fertilizzanti o polimeri. Oh, il pascia... Oh, la mia arma, cazzo. Finalmente. Che cazzo di mannaia macete. Devo necessariamente salvare. Devo necessariamente salvare. Facciamo prima. Cosa ne pensi della nostra betulla, tesoro? L'albero in quella cosa di vetro gigantesca? Ci pensiamo dopo. Cosa devo pensare? Sta aspettando un eroe. Proprio come me, in attesa di qualcuno che la salvi dal freddo pungente. Adesso basta! Una lattina impazzita è più che abbastanza per me. Sapevo che saresti rimasto fedele a me, tesoro. Togliti il guanto e staremo insieme per sempre. Non sperarci.
Quindi, perché questa betulla è così importante? Non è importante per niente, stallone. Dovrai scaldarla, ma puoi ignorarla. È uno stupido albero, non è per nulla come me. Cazzo di crostini, almeno l'albero non parla. Ti sentiresti molto solo senza di me, zuccherino. Davvero? Salvataggio dei dati. Perfetto.